La partita è stata dura, intensa, molto, molto fisica, con credo un leggero predominio sul piano del possesso palla da parte dell'Atalanta nel computo generale delle occasioni. Credo che le squadre si siano equivalse, poi abbiamo avuto anche noi le nostre buonissime opportunità. È stata più brava, un pizzico più fortunata a sfruttare le occasioni che è riuscita a crearsi. Ci sono tante partite ancora da giocare e la squadra deve avere motivazioni forti e quindi bisogna lavorare su queste motivazioni, non abbandonare la lotta. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, come sono difficili le prossime. Abbiamo un bel tour de force e bisognava anche prima di questo fare un exploit, mettere insieme una serie di risultati importanti, comunque contro avversari di valore. No, beh, oggi siamo stati molto bravi, credo abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo sicuramente meritato di vincerla, abbiamo giocato bene dall'inizio, una partita che non era assolutamente facile perché la Sampdoria è un'ottima squadra, ma credo che oggi l'Atalanta ha fatto un'ottima gara. È una bella prova. Al risultato è una bella prova per il proseguo del campionato, che è un campionato che rimane difficile perché le milanesi vanno forte, le romane sono forti, ci abbiamo il Torino a pari, abbiamo un po' di vantaggio adesso con queste due partite, abbiamo battuto Fiorentina e Sampdoria, abbiamo preso un po' di vantaggio su di loro, però non è un vantaggio secondo me definitivo perché le giornate sono ancora tantissime, però recuperare qualcosa sopra non sarà facile perché a oggi noi siamo ottavi. Finisse il campionato oggi, non siamo neanche nei preliminari.